a tutti, oggi a Villa Sant'Uberto in compagnia di Ivi parliamo del Rottweiler. È una delle razze canine tedesche più antiche. Le sue origini risalgono ai tempi dei Romani. Era un cane da guardia, da pastore e da traino. Prende il nome dalla città di Rottweil, dove, portato dalle legioni romane, si incrociò con i cani indigeni, dando vita ad un cane eccezionale da gregge e da guardia. All'inizio del XX secolo fu utilizzato anche come cane poliziotto. È un cane robusto, dalla media alla grande taglia, di proporzioni armoniose. Il suo aspetto, tarchiato e vigoroso, esprime forza, elasticità e resistenza. La lunghezza del tronco non deve superare l'altezza algarrese del 15%. Il suo mantello è di media lunghezza con sottopelo. Deve essere di colore nero con focature ben delimitate di colore bruno-rosso sulle guance, sul muso, sotto il collo, petto, arti, sopra gli occhi e sotto la radice della coda. D'umore amabile e calmo, ama i bambini, si affeziona molto alla sua famiglia, è ubbidiente e lavora con piacere. Molto sicuro di sé, gode di un equilibrio nervoso perfetto ed è difficile impressionarlo. Chi ne ha avuto uno rimarrà sempre fedele a questa razza e se gli chiederai il perché, risponderà: perché Rottweiler è tutto. Io e Ivi vi salutiamo, da Villa Sant'Uberto è tutto, alla prossima!